Ciao amici di Fungo Magia, un saluto a Macinator. Questo avvio di battuta la faccio camminando in questo momento perché è pomeridiana, sono arrivato tardi perché stamattina ho lavorato, quindi battuta pomeridiana, sono circa le 3 del pomeriggio, quindi chissà cosa ci aspetta nel bosco. Quello che mi lascia ben sperare è che dove ho lasciato la macchina c'era circa una dozzina di macchine. Per ora, chiaramente, nel cammino sul sentiero non ho incrociato nessuno. Scusate il fiatone, ma l'ho presa un po' di petto, è già un po' che cammino, perché dovrò raggiungere una quota abbastanza alta. Sono intorno già ai 1200 metri sul livello del mare, mi trovo nel nostro entroterra genovese e vado a visitare la faggeta e se riesco arrivo fino su in alto, dove poi troverò anche la betaia. Vediamo se sono così fortunato da potervi mostrare qualche fungo. Dai, seguitemi in questa avventura. Un abbraccione, a dopo. Ho trovato un vecchietto per iniziare, qui c'era un altro, ma mi sa che qua a scampo gli andiamo. Qui guardate le lumache, hanno mangiato talmente tanto che l'hanno fatto cadere. Comunque questo è già un fungo di una settimana. Dobbiamo salire ancora, dobbiamo arrivare su in vetta. Ragazzi, che scarpinata salire su. Come avete visto, ho trovato due vecchi. Ma ora vi si è parlato davanti, tanto che vi parlo mi guardo in giro, perché più delle volte poi mentre parlo ne vedo degli altri. Mi si presenta davanti un bel fungo, lo andiamo a vedere insieme perché non mi sono ancora avvicinato, è coperto dai rami che quindi sicuramente è passato inosservato da altri che sono arrivati prima di me. Guardate, vedete, sto arrivando di qua, quando a un certo punto vedo fungo qua, che è meraviglioso, mamma mia ragazzi, ce la facciamo una foto? Sì, foto fatta, mamma mia che roba, che toro ragazzi, che toro. Vedete, scarpinare tante volte, allontanarsi tanto dalla macchina, regala emozioni anche quando c'è stata gente. Non li possono mica vedere tutti, Madonna, che profumo, ragazzi, che profumo! Allora, sono salito su fino ad arrivare negli abeti e da lontano ho intravisto qualcosa che mi sembrava un fungo. Ora andiamo a vedere se lo è o non lo è, ma mentre salivo per andare a vedere quel fungo ho visto un fungo fantastico alla base di un abete rosso. Guardatelo là, vedete la proprio la base. Ora poi lo andiamo a prendere, intanto andiamo a vedere quello che mi era parso di vedere. No ragazzi, guardate che meraviglia, li vedete? La mamma mia, uno, spettacolo, due, tant'è le lumache se li mangiano sempre, eh? E andiamo a prendere anche quello lassù, che dite? Sono sempre impiccati questi funghi qua, sempre impiccati.
ho fatto scroc, che gambo lungo, si è anche spezzato. Guardate un po' quanto ne è rimasta ancora lì. Copriamo, vedete che meraviglia. Si fatica, ma qualche risultato arriva, dai. Ragazzi, non potete capire il piacere che sto provando, nonostante la grande fatica, ma il fatto che siano funghi di pomeriggio, ma tanta roba. Guardate qui che bomba, guardate. A margini della bettaia, tra il faggio e l'abete. Meraviglia. Dai che siamo motivatissimi, corriamo, altro giro. Bungte, altro regalo, bungte, spettacolo. Ragazzi, altro giro, altro regalo. Che bello. Ah, questo qui piccolo è marcio, niente, ah, peccato, c'è la camolatura, ah ma no, solo il piccolino era camolato, meno male. Ragazzi, non ci credo, cioè mi scappa da ridere perché così di pomeriggio con 70 milioni di macchine sono riuscito a imbroccare la spalla giusta, ma sto trovando i funghi come se fossero seminate. Guardate qua cosa mi si parla davanti, guardate. Ecco qui, guardate cosa mi si parla davanti. Allora, saliamo, lo vedo dal basso. Guardate, intanto lì. Boom. Una, due, guardate. Fino a battuti sono. Mamma mia. Oh, che fungo, ragazzi. Che funghi, guardate qui, oh sì, mamma mia ragazzi, spettacolo della natura. Abete, e alla base cosa c'è qui? Ah, la base. Pam! Oh ragazzi, mamma mia, e là c'è un altro. Andiamo qua giù, più di qui. Oh, guardate qui che meraviglia, che bonciotto. Oh, e vai. Non ci credo. Un Regius. Belli ragazzi, c'è un Regius. Mamma mia, che bello. Boletus Regius. Ragazzi, a luglio. Regius a luglio. Mamma mia, che bello. Bellissimo, sanissimo. Mamma mia, guardate che meraviglia. Bellissimo. Ragazzi, non so come potervi presentare un fungo che lo intravedo vicino proprio alla base di un albero, ma a fianco mi pare di intravederne anche un altro, ce ne sono addirittura due. Tra l'altro, se guardo qua sotto, saranno 30 metri e siamo sulla strada. Questo dimostra sempre che le persone vicino alla strada non guardano. Vabbè, ora tagliamo corto e vi mostro subito il fungo, i funghi. Guardate un po' qui che roba. Guardate qui che roba. Guardate, eccolo, quello è quello che ho intravisto, è questo massiccio. Mamma mia, che fungo. Ma che meraviglia. Mamma mia, che meraviglia. Oh sì. Questo qui sarà da seccare, questo qui. Oh. E com'è fatto questo qui? Abbracciato, peccato, questo è un po' più maturo, vabbè dai. Altro bambino. Bel bimbo.
spettacolo, ragazzi, che meraviglia, ragazzi, così mi piace, perché sono veramente quelle battute fungine che non t'aspetti. Cosa volete che vi dica? Facciamo parlare la natura, che direi che parla da sé. Che bello, sono felicissimo, non so dire altro, proprio perché sono veramente basito. Ho fatto un tentativo e madre natura mi ha pagato. Si fatica perché fa caldo, fa caldo. Allora, ho incontrato qui, ora ve la mostro, vedete, c'è sempre delle fascine, quando ci sono queste fascinette di rami, bisogna che guardate tutto bene intorno, e voi vi chiederete: perché devo guardare intorno? Perché in questi punti è dove comunque l'acqua si ferma di più, quindi cosa succede? Che fa diga, facendo diga sì, l'acqua si ammucchia e aiuta ad avere un assorbimento più lento, quindi c'è la possibilità di creare delle fungaie, tant'è vero che qua vicino, ora vi faccio vedere, vedete, qua vicino alla fascina c'è l'albero, quindi c'è una discesa che scende giù, arriva qui e si ferma. E qua, cosa più sento qui dietro, vedete che le sorprese sono sempre dietro l'angolo, no? Mamma mia, che meraviglia, gli estivalis. Vediamo. Guardate qui che bellezze, fantastico, bang, sudati e guadagnati. Salendo, salendo, salendo là, vedo qualcosa, ma tanto, ragazzi, vedete, li raccogliamo questi, li raccogliamo, li raccogliamo, vedete, bis, bis, ragazzi, bis. Quello che vedevo da lontano non è un Boletus estivalis, ma bensì un bel bellissimo Boletus regius, anzi sono due. Guardate qui che spettacolo, mamma mia, che meraviglia, guardate qui che spettacolo. Ah, due, la capiolina, che belli, bellissimi, ci facciamo una foto, sì. Allora, guardate qui che bellezza, mamma mia, che meraviglia, Boletus regius. Ho raccolto qua adesso il Boletus regius, giro la testa e là cosa c'è? Un bellissimo estivalis. Ragazzi, sono picchiato sulla buttata. Sta facendo la buttata adesso. Meraviglioso. Wow. Profumatissimo. Là di sotto ho trovato quegli estivalis e il regius. Poi sono venuto su per questa costa, salgo di qui e poi faccio per scendere in questa goletta dove ho trovato là in basso quegli estivalis e quelle e quei bellissimi regius. E qua mi aspetta, come se aspettasse l'appuntamento, un fantastico Boletus estivalis, ragazzi, mamma mia, massiccio. Oh, che collo lungo, ragazzi, che collo, e lì c'era un altro collo lungo. Oh, bellissimo, fantastico. Ora raccogliamo anche gli altri, l'altro, raccogliamo anche l'altro, perché è proprio bello, 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 bello. Oh, mamma mia, mamma mia, che roba, ragazzi, che roba. Oh, che roba fantastica, uscita micologica, ragazzi. Altro giro, altro regalo.
bellissimo. Allora, cari amici, siamo di ritorno dalla sgambata pomeridiana che devo dire che ha dato i suoi frutti. Ho scelto un'altitudine un po' più elevata, ho andato in mezzo agli abeti e devo dire che lì mi ha regalato veramente, come avete potuto vedere, delle gioie. Anche la faggeta comunque dà i suoi frutti. Comunque bisogna stare alti, ragazzi, alti, alti, alti. Alti perché, almeno per quanto riguarda la mia uscita, poi magari in altre zone probabilmente ci sarà una situazione diversa, può essere che si trovino anche a più basse quote, ma io per adesso questa battuta pomeridiana si è basata tutto su faggio e abete. Ora, come arrivo dalla macchina, vi faccio vedere tutto il raccolto e vediamo un po' se è andata bene. Sono soddisfatto, comunque, a prescindere. Una bella sgambata pomeridiana fa sempre piacere, anche se stamattina si è alzata presto per andare a lavorare, ma non apprezzo il respirare aria buona, vivere il bosco e poi chiaramente riuscire anche ad ottenere dei risultati come quelli di oggi, così insperati, e devo dire che non ci possiamo lamentare. Dai, a dopo. Cari amici di Fungomagia, siamo giunti alla macchina, finalmente abbiamo finito questa, finalmente no, dir la verità, perché mi sarebbe piaciuto fare ancora un bel giretto. Comunque, ormai si è fatta una certa, il sole sta ormai scendendo, quindi è meglio non rischiare di rimanere nel bosco fino a buio, ok? Allora, siamo stati, direi, fortunati, abbiamo, diciamo, fatto questa battuta di poche ore pomeridiane, sono arrivato, c'era pieno di macchine, mi sono portato subito in altezza, ho fatto prima la faggeta dove ho trovato qualche pezzo e poi sono arrivato in abettaia dove veramente c'era da divertirsi davanti, poi di nuovo sono risceso nel faggio e devo dire che, insomma, abbiamo fatto un sacco di ritrovamenti che veramente non mi aspettavo così tanto. Ecco, vi mostro tutto il raccolto, ve lo faccio vedere subito. Questo è tutto il raccolto, spero che, come ho avuto piacere io di trovarli, voi insieme a me comunque mi avete accompagnato in questa fantastica battuta. Sono tutti boletus estivalis, ancora di edulis non se ne vede, e quindi nonostante siamo andati in faggeta e anche poi in abettaia, sono belli sani, giovani di nascita, questo ci lascia ben sperare in altre nascite nei prossimi giorni, la prossima settimana. Bene, che dire, possiamo anche essere molto soddisfatti, direi proprio di sì. Bene, che vi dico? Vi do l'appuntamento alla prossima battuta di funghi. Mi raccomando, perché non l'avesse ancora fatto, iscrivetevi al canale di Macinator Fungomagia, e così almeno rimanete sempre comunque aggiornati anche sulle nascite. Chiaramente parliamo di Liguria, ma quando parlo di Liguria vuol dire dalla Spezia arrivare fino a Imperia, vuol dire andare fino ai confini con l'Emilia Romagna, vuol dire andare fino ai confini col Piemonte. Quindi per me la Liguria è tutta la Liguria, non è il retroscena del genovesato. Quindi, che dire, grazie per avermi tenuto compagnia, vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Ciao dal mondo di Fungomagia, ciao da Macinator.